Da questa mattina lo sgombero dei migranti dall'ex cementificio Calcestruzzi di Selinunte. Ieri seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale di Mazara, Valentina Grillo, nuovo vicepresidente. L'avvocato Marco Parrinello, nuovo consulente a titolo gratuito per le modalità di gestione della piscina comunale di Mazara. I misteri della strage del 92 è il titolo della rubrica blog a cura di Salvatore Giacalone. Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori al consueto appuntamento con l'informazione di Tele 8. Partiamo come sempre subito dalla cronaca. Un apprezzamento sgradito alla figlia e non avrebbe esitato a tirare fuori un coltello per regolare i conti con quel cinquantenne un po' audace, tra l'altro vicino di casa, sopportato a stento. E ora che si trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Villa Sofia a Palermo, il ferito, che è stato raggiunto da 4 fendenti di arma da taglio, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e lotta tra la vita e la morte. Il 52enne padre geloso, questa la prima ipotesi investigativa a caldo, si trova in stato di fermo. A bloccarlo gli agenti delle volanti intervenuti sul posto dove era stato segnalato il grave fatto di sangue nella zona dei cantieri navali a Palermo. Da questa mattina a Castelvetrano via allo sgombero dei migranti dall'ex cementificio Calcestruzzi Selinunte. Sentiamo. È in corso dall'alba di stamattina l'operazione di sgombero dell'ex cementificio Calcestruzzi Selinunte sul territorio di Castelvetrano al confine con Campobello di Mazara. All'interno si trova al momento un gruppo di migranti residenziali che hanno occupato la struttura. L'operazione coordinata da Questura e Prefettura vede coinvolti poliziotti in tenuta antisommossa, vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa Italiana e ASP Trapani. Nelle settimane scorse, proprio per l'attività di spaccio e prostituzione che si svolge nella zona, i consiglieri comunali e gli assessori di Campobello di Mazara avevano inviato una lettera a prefetto e questore evidenziando problemi di ordine pubblico. Stessa posizione assunta dal circolo locale PD. All'interno dell'ex cementificio ci sono anche i mediatori culturali. Sono intervenuti assieme ai 120 agenti di polizia, carabinieri e agenti della Guardia di Finanza. I mediatori stanno invitando i migranti presenti all'interno a recuperare gli effetti personali e a lasciare il campo. Sul posto è arrivato il questore di Trapani, Salvatore La Rosa. I migranti irregolari saranno trasferiti nella sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano per le procedure di identificazione, come informa una nota della Questura di Trapani. I migranti irregolari invece verranno accolti nel campo allestito dalla Croce Rossa Italiana nell'ex oleificio Fontane d'Oro di Campobello di Mazara. La decisione di attuare lo sgombero è stata decisa in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. Lo scorso 21 febbraio il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha adottato l'ordinanza di sgombero. Oggi l'operazione. L'area, chiarisce la prefettura, è costituita da un ex opificio abbandonato all'interno del quale hanno trovato rifugio da oltre 10 anni numerosi lavoratori stranieri, fino a raggiungere il consistente numero di 800 presenze in occasione della campagna olivicola, approntando abitazioni precarie e fatiscenti e vivendo in condizioni di assoluto degrado con conseguenti riflessi sulla salute e sull'ordine pubblico. Un bimbo di 6 anni è stato investito ieri sera in via Marchese di Roccaforte a Palermo da un pirata della strada. L'automobilista, un 40enne, è fuggito senza prestare soccorso. Il piccolo è stato ferito alla mano ed è stato medicato a Villa Sofia. I genitori hanno lanciato l'allarme subito dopo l'incidente, fornendo la targa del veicolo coinvolto, un Audi, e in poco tempo la polizia municipale e i carabinieri hanno rintracciato il pirata della strada. L'uomo è stato sottoposto ad alcol test, risultando positivo. Il quarantenne dovrà dunque rispondere anche di guida in stato di ebbrezza, oltre che di omissione di soccorso. Alla vista dei carabinieri fugge e abbandona ciclomotore senza targa e numero di telaio a braso, denunciato 37enne di Trapani. I carabinieri della stazione di Erice hanno denunciato per il reato di ricettazione un pregiudicato di 37 anni, conosciuto agli operanti per i precedenti di polizia cui è gravato,
I militari dell'Arma impegnati in un servizio di perlustrazione per la prevenzione e repressione di reati predatori hanno notato il 37enne a bordo di un ciclomotore senza targa nei pressi della via Caserta Erice Casasanta. Hanno deciso pertanto di sottoporre a controllo il sospettato che alla vista della pattuglia ha abbandonato il veicolo su cui viaggiava e si è dato a precipitosa fuga a piedi per le vie della città, facendo perdere le proprie tracce. I contestuali accertamenti sul motociclo hanno permesso di acclarare, oltre alla targa mancante, il numero di telaio a braso, motivo per il quale non era possibile risalire all'effettivo intestatario. È stato quindi sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Aveva piaghe da decubito il pitbull tenuto segregato a Trapani nel terrazzo di un palazzo della via Virgilio. A porre fine al suo calvario ieri il nucleo operativo Guardie Zoofile Nogez, che ha sequestrato il cane e denunciato la sua padrona, un insegnante che deve ora rispondere di maltrattamenti e abbandono di animali. Il pitbull, dopo l'intervento degli agenti della Polizia Municipale, è stato trasportato in una struttura sanitaria comunale in attesa che venga dato in affidamento. Cambiamo argomento. Nuovo ingresso nella giunta comunale di Salemi. Il sindaco Domenico Venuti ha nominato un quinto assessore. Si tratta di Antonino Lagrassa, dottore in scienze agrarie. Lagrassa, il cui ingresso in giunta nasce da un'interlocuzione con la maggioranza, in particolar modo con il consigliere comunale Pietro Crimi, prende in carico queste deleghe. Attività produttive, agricoltura, politiche giovanili, urbanistica, vivibilità e spazi verdi. L'inserimento del quinto assessore in giunta è previsto dalle recenti modifiche di legge in materia di enti locali. Rimaniamo in argomento. Ieri sera la seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale di Mazara. Valentina Grillo, eletta vicepresidente dopo che l'opposizione abbandona l'aula. Approvati quasi tutti i punti all'ordine del giorno. Con 9 voti favorevoli, una scheda nulla e un astenuto, il Consiglio Comunale di Mazara ieri in seduta di prosecuzione ha scelto l'avvocato Valentina Grillo quale nuovo vicepresidente. La Grillo va a sostituire Gioacchino Emmola, che da assessore ha lasciato il suo posto in consiglio al primo dei non eletti della lista Siamo Mazara, il dottore Giuseppe Bianco. Per gran parte della seduta l'opposizione ha attaccato la maggioranza che sostiene l'amministrazione del sindaco Quinci, accusando questa di non avere voluto un confronto per la scelta condivisa del nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale. L'opposizione, non avendo nella stessa seduta i numeri per andare allo scontro diretto, proponendo Cesare Gilante, ha preferito abbandonare l'aula, non partecipando alla votazione. Sono rimasti in aula i consiglieri Paola Caltagirone, Arianna D'Alfio, Francesca Calcara, Isidonia Giacalone, Massimo Giardina, Antonino Gaiazzo, Antonino Zizzo, Valentina Grillo, Giuseppe Bonanno, Giovanni Iacono e il presidente Vito Gancitano. Dopo l'elezione della vicepresidente si è passati alla trattazione dell'atto relativo all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Mazara del Vallo per il periodo 2023-2027, approvazione e direttive per l'espletamento della gara. L'atto è stato votato favorevolmente da tutti i consiglieri presenti in aula, con la sola astensione del presidente Gancitano. Di seguito approvati anche altri punti iscritti all'ordine del giorno, tra i quali 9 debiti fuori bilancio e l'approvazione schema regolamento comunale per l'istituzione e funzionamento della commissione consultiva per le valutazioni di incidenza. Quest'ultimo è stato votato con l'astensione del presidente Gancitano. L'ultimo punto relativo all'ordine del giorno, disposizioni per l'attuazione delle autonomie differenziate delle regioni a statuto ordinario, non è stato affrontato in quanto il suo proponente, il consigliere Giuseppe Palermo, era uscito dall'aula. E a proposito del Consiglio Comunale di Mazara di ieri sera, a margine della seduta abbiamo sentito i consiglieri Paola Caltagirone e Pietro Marino. Ascoltiamo. Praticamente oggi si è verificata l'elezione di Valentina Grillo e sono
Diciamo che non è stato molto gradevole assistere a tutte queste critiche, e secondo me anche un attimino superfluo, perché io da quando sono qua in consiglio comunale continuo ad assistere a continui attacchi da parte di un'opposizione che secondo me è un poco, diciamo, un'opposizione sterile, perché non è per niente propositiva. Io mi aspetterei che dice sì, sono contrario contro questo atto, non voto quest'atto per un motivo valido. Invece vedo semplicemente un'opposizione verso un'amministrazione comunale. E la candidatura la proposta di Valentina Grillo, secondo me, era comunque la proposta da parte di una persona neutra, perché ha sempre detto a chiare lettere di non essere né con la maggioranza né con l'opposizione. Quindi se pensava appunto che questa candidatura ricevesse, diciamo, i consensi da parte di ambedue le parti. Mi dispiace che si siano assunti questi toni contro anche la persona e che quindi alla fine l'opposizione sia uscita dal Consiglio Comunale e praticamente non abbia condiviso questo pensiero. Oggi si è votato il vicepresidente del Consiglio, noi dell'opposizione purtroppo non abbiamo partecipato, abbiamo deciso di abbandonare l'aula e siamo amareggiati e dispiaciuti perché ancora una volta questa amministrazione si impone anche per votare il nulla cosmico, purché sia il loro candidato si giocano anche tipo, come dire, la dignità politica. È un ruolo che spetta all'opposizione, ma anche questo, come 4 anni fa, votando Giachino Emola allora, hanno votato una di maggioranza perché vogliono dimostrare muscolo e le forze. Ripeto, noi volevamo l'unione e un candidato comune per tutti, ma neanche c'è stata l'apertura di poter discuterle, tipo, ed essere tutti condivisi per quello il nome. Noi volevamo l'unità di tutto il Consiglio Comunale, perché è un ruolo che conta poco, però, come dire, dà un segnale al Consiglio Comunale. Spesso e volentieri io ho detto in Consiglio Comunale che l'amministrazione, non avendo i numeri, chiama spesso me o parte dell'opposizione per avere il nome, per votare gli atti di questa amministrazione. Non ci devono più chiamare perché non sono in grado di avere il nostro rapporto politico. Noi lo rifiutiamo, l'accettato deve sapere. Da ora in avanti loro si votano quello che vogliono, come hanno fatto fino adesso, ed è chiaro che devono avere la quadra e i numeri per andare avanti fino a fine mandato. Mi auguro e spero che finisca presto, perché già noi siamo in campagna elettorale tutti, abbiamo il nostro candidato sindaco e basta, siamo stanchi. Purtroppo sarà una brava persona, non lo metto in dubbio a livello umano, ma politicamente è veramente scarso. Vi ricordiamo che la seduta integrale del Consiglio Comunale di Mazara sarà trasmessa su Teleotto a partire dalle ore 15:30. Ieri sera seduta del Consiglio Comunale di Marsala. La seduta è stata avviata da una riflessione del presidente Enzo Sturiano sulla ricorrenza del 31° anniversario della strage mafiosa di Capaci e la cultura della legalità. Su proposta del presidente Sturiano, l'Aula ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Subito dopo le comunicazioni, tutte con argomento principale la nuova pista ciclabile urbana. Concluso il dibattito, l'Aula ha approvato due atti: verifica per l'anno 2023 delle qualità e quantità di aree prefabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie, e modifiche al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. I lavori sono stati aggiornati a domani, giovedì 25 maggio, alle ore 17. La seduta del Consiglio Comunale di Marsala sarà trasmessa integralmente su Teleotto a partire dalle ore 21:30. Piscina semi-olimpionica a Mazara. Dopo l'avvio dei lavori si inizia a programmare un modello di gestione. Marco Parrinello, avvocato e campione di triathlon, nuovo consulente a titolo gratuito per le modalità di gestione della costruenda piscina comunale. Sentiamo. Mazara del Vallo sarà dotata per la prima volta di una moderna e funzionale piscina comunale pubblica e nell'imminenza dell'avvio dei lavori siamo proiettati a programmare quelle che saranno le modalità di gestione dell'impianto sportivo. Con questo obiettivo abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione a titolo gratuito di un consulente esterno dotato di capacità e competenze sia di carattere legale che di carattere sportivo, individuando in Marco Parrinello il
professionista adatto dal nostro punto di vista a programmare insieme all'amministrazione le modalità di gestione della piscina comunale. Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, annuncia la nomina di Marco Parrinello, avvocato e campione di triathlon, quale nuovo consulente a titolo gratuito dell'amministrazione comunale con incarico modalità di gestione della costruenda piscina comunale. La sottoscrizione e l'accettazione dell'atto di nomina sono avvenuti nel corso di un incontro al Palazzo di Città, dove Marco Parrinello è stato accolto dal sindaco Salvatore Quinci e dal vice sindaco e assessore allo sport Vito Billardello. Ringrazio il sindaco e l'assessore allo sport per la fiducia e la stima, ha detto Parrinello, e sono entusiasta di poter contribuire a un modello di gestione della prima piscina comunale della nostra città che i mazzaresi potranno finalmente avere grazie all'idea progettuale dell'amministrazione che finalmente si avvia a concretizzarsi. La piscina sorgerà nell'area degli impianti sportivi di contrada affacciata. L'investimento complessivo è di circa 3.320.000 euro con mutuo contratto presso il credito sportivo. I lavori sono già iniziati con le operazioni di bonifica e proseguiranno con i primi scavi nei prossimi giorni. Verrà realizzata una piscina semi-olimpionica coperta. L'edificio che ospiterà la piscina e le attività connesse misurerà in pianta 35 metri per 30 e si svilupperà su due livelli. Il piano interrato, destinato ai locali tecnici e di servizio, e il piano terra che ospiterà la piscina e i locali aperti agli utenti. Sulla copertura sarà installato un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico. Nell'ambito del progetto Oltre i confini, un modello di scuola aperta al territorio promosso dalla dirigente e dottoressa Grazia Maria Lisma dell'Istituto Superiore Ruggero d'Altavilla di Mazara del Vallo, si attuerà un percorso conoscitivo, storico, urbanistico e archeologico condotto dall'architetto Mario Tumbiolo, dal tema La città svelata. Si informa che le comunicazioni itineranti inizieranno giovedì 25 maggio con il tema Mazara e i suoi musei. L'incontro sarà in Piazza Municipio alle ore 15. Venerdì 26 maggio, con il tema Quartiere San Francesco, l'incontro sarà in piazzetta Porta Palermo alle ore 9. Sabato 27 maggio segue il tema La città svelata, Quartiere San Giovanni. L'incontro sarà in piazza Regina, sempre alle ore 9. Sabato pomeriggio segue il tema La città svelata, Quartieri Giudecca e Xitta, e l'incontro sarà in piazzetta Porta Palermo alle ore 15. Domenica 28 maggio, con il tema Alle origini dell'abitato nel territorio di Mazara, Roccazzo, un insediamento del Neolitico, l'incontro sarà di fronte all'ufficio postale in via Selemi alle ore 8.30. Avviso per la nomina del medico competente del comune di Mazara. Le domande entro il 5 giugno sul portale MEPA. Scade alle ore 12 del 5 giugno il termine ultimo di presentazione delle domande per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a mezzo medico competente del Comune di Mazara del Vallo per la durata di 2 anni. Avviso e modello di domanda sono pubblicati nella piattaforma Acquisti in Rete PA del portale MEPA e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Avvisi del portale istituzionale. L'avviso pubblico, a firma del dirigente del settore gestione delle risorse, Maria Stella Marino, prevede l'affidamento del servizio e di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Mazara del Vallo. Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: libero professionista con laurea in medicina in possesso dei requisiti, società di medici professionisti, purché almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti e venga designato come medico competente, società fornitrice di servizi sanitari, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario operante nel settore dei servizi sanitari, altro soggetto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 50 del 2016. L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso. L'importo a base d'asta è di 10.000 euro annuali. Il servizio è attualmente svolto in proroga tecnica da SIC SRL di Mazara del Vallo.
Dal 15 giugno al 30 settembre sull'isola di Favignana non potranno circolare veicoli a motore di persone non residenti stabilmente sull'isola. Lo ha disposto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del Comune. Saranno esentati dall'obbligo residenti i turisti che soggiorneranno nell'isola per almeno 6 giorni e i proprietari di immobili che, pur non residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI. Previste deroghe per servizi pubblici e di necessità. Questa sera alle ore 20:30 dalla parrocchia Cristo Re di Mazara inizierà la processione mariana in onore della Madonna che giungerà al nuovo parco giochi comunale di via Carlo Alberto dalla chiesa dove verrà celebrata la Santa Messa. Sabato 27 maggio a Marsala, 38esimo parallelo tra libri e cantine, ospiterà i 5 finalisti della prima edizione del premio Strega Poesia, annunciati al Salone Internazionale del Libro di Torino. Con un incontro al Parco Archeologico Lilibeo di Marsala alle ore 18, apriranno il loro tour in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura, continuando un viaggio che si concluderà il 5 ottobre a Roma, al Tempio di Venere, nel Parco Archeologico del Colosseo, con la proclamazione del primo vincitore. Ascoltiamo l'intervista al direttore di 38esimo parallelo, Giuseppe Prode. 38esimo parallelo, 7ª edizione. Iniziamo il 25 di maggio. Quest'anno ci prendiamo, diciamo, il piacere di raccontare un qualche cosa con una pièce teatrale al Teatro Impero, Gilgamesh, con la regia di Giovanni Calcagno, Luigi Locascio e Vincenzo Pirrotta. È la storia di una rinascita di un uomo. Noi abbiamo sempre lavorato sulla saggistica, negli anni abbiamo attraversato vari vettori di comunicazione, il cinema, la musica. Quest'anno approfittiamo dell'amicizia di questi 3 straordinari attori per provare ad alzare l'asticella in qualche modo nella narrazione di questo festival. Lavoriamo sempre sulle parole e quindi il 25 pomeriggio avremo esattamente alle mie spalle, in questo scenario meraviglioso che è l'atrio del Palazzo Comunale, Raffaella Scarpa, e parleremo di parole, lo stile dell'abuso. Il giorno dopo avremo Alessandra Ballerini, avvocata degli ultimi, incidentalmente anche l'avvocata della famiglia Regeni. Qualche mese fa la Fondazione Bellonci, alias il Premio Strega, ha appoggiato lo sguardo su di noi e avremo sabato 27 al Parco Archeologico i finalisti dello Strega Poesia. È un'occasione unica per noi e per tutta la comunità. Abbiamo iniziato nel 2019 con Valerio Magrelli un gioco che poi è diventato in qualche modo residente all'interno della programmazione del festival. Chiuderemo con Evelina Sant'Angelo, il suo ultimo libro, presentato al Salone del Libro a Torino il 20 e sarà con noi domenica 28. In mezzo un paio di appuntamenti con Mara Cerri. Mara Cerri ha disegnato, tratteggiato per noi Sommersi Salvati, questo è il tema della 7ª edizione ed è un manifesto straordinario, delicatissimo, lei è un'illustratrice e incontrerà i ragazzi del Pascasino venerdì 26 con l'amica geniale, lei ha trasposto l'opera di Elena Ferrante in fumetto e il giorno dopo al Parco Archeologico racconterà in qualche modo come si illustra un libro, nella fattispecie Il Segreto con Nadia Terranova, e questo libro in qualche modo è stato una sorta di caso letterario lo scorso anno avendo vinto lo Strega Ragazzi e il premio Andersen. In qualche modo proviamo a tenere fede a quello che è la nostra linea editoriale. Dal 2017 abbiamo puntato sulla saggistica, poi via via abbiamo fatto qualche invasione di campo, la poesia, la musica, il cinema, il teatro. È un modo di fare cultura, è un modo di esserci su un territorio e speriamo che la comunità apprezzi anche quest'anno la nostra proposta.
Ancora grande soddisfazione, grande successo per l'Accademia di Danza The Royal School of Dancing di Mazara, diretta dall'insegnante Maria Elena Quinci, che si aggiudica il podio. Tre primi posti nelle tre categorie al concorso nazionale Opes Danza, svoltosi il 21 maggio a Via Grande, al Teatro Via Grande Studios. Una grande soddisfazione per la scuola e tanta gratificazione per le allieve, per il grande lavoro svolto da oltre 35 anni con professionalità ed dedizione. Organizzata dall'Istituto Comprensivo Giuseppe Grassa di Mazara del Vallo, si è svolta stamani la manifestazione ciclistica non competitiva denominata Pedalata per la Pace, con raduno, partenza ed arrivo presso la sede del plesso scolastico centrale di Via Vaccara. I misteri della strage del 92, il titolo della rubrica blog a cura di Salvatore Giacalone. Sentiamo. Il 23 maggio del 1992 alle 17.57 Cosa Nostra fece esplodere un tratto dell'autostrada 29 proprio mentre lì transitava il corteo della scorta con a bordo il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di polizia a bordo di tre Fiat cromo blindate. Oltre Giovanni Falcone morirono altre quattro persone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrata, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. In totale i feriti furono 23. Il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, nell'introduzione del libro di Ferruccio Pinotti intitolato Attacco allo Stato, i misteri della strage del 93 e il codice Matteo Messina Denaro, ha scritto: rimangono spunti interrogativi che impongono di continuare a indagare per verificare sia che sia dimostrabile sul piano processuale una convergenza di interessi di ulteriori soggetti estranei al sodalizio mafioso nell'ideazione e nell'esecuzione della strage. Il giornale La Repubblica ha fatto il punto su alcuni nodi ancora da sciogliere in merito alla strage di Capaci. Uno di questi riguarda un DNA femminile estratto qualche anno fa da un guanto sequestrato accanto al cratere provocato dall'esplosione. L'indagine sulla donna delle stragi si sta allargando anche alle bombe di Firenze e Milano del 1993. Non solo, gli attentatori di Falcone usavano cellulari clonati e un numero che è risultato non ancora assegnato. Durante le prime indagini era emerso che l'eterno fantasma era stata attivata da un'agenzia SIP di Roma Nord. Gli inquirenti hanno iniziato quindi nuovi accertamenti. Si continua a indagare inoltre sulla telefonata che Antonio Gioè ha fatto 2 ore e 41 minuti prima dell'esplosione di Capaci a un'utenza fissa in un residence in Minnesota. A questo proposito sono stati richiesti nuovi accertamenti all'FBI. Sono ancora avvolte nel mistero poi le parole di Torrina, che intercettato in carcere nel 2013 disse a un compagno di aria: abbiamo incominciato a sorvegliare, andare e venire da lì, aeroporto, cose, andiamo a tentoni, fammi sapere quando prende l'aereo. Il dubbio ancora irrisolto riguarda chi avrebbe fatto sapere agli attentatori quando Giovanni Falcone avrebbe preso l'aereo di Stato per spostarsi da Roma a Palermo. Nessun pentito ha saputo indicare questa figura. Alla prossima. Ieri mattina a Marsala, in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci, si è svolta l'iniziativa Un seme di legalità, promossa dalla sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati di Marsala assieme alla Presidenza del Tribunale, alla Procura e all'Ordine degli Avvocati di Marsala. Il servizio è a cura della redazione di TP24. Io vi lascio col servizio di TP24. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona continuazione di giornata.
oggi 23 maggio, quando è morto Giovanni Falcone e la sua scorta, siamo venuti qua a cantare supereroi. Noi della seconda A e della seconda B siamo contenti di essere in tribunale per ricordare Giovanni Falcone. Sono 28 istituti scolastici che sostanzialmente abbracciano quasi tutti i comuni ricadenti all'interno del circondario del Tribunale di Marsala. Non partecipa soltanto la città di Marsala, ma anche quelle di Castelvetrano, Pantelleria, Mazara del Vallo, Salemi e Vita. Scuole di ogni ordine e grado, quindi ci inorgoglisce la presenza di così tanti studenti del territorio. 28 scuole del territorio hanno illustrato i loro elaborati di ogni tipologia, dalle canzoni scritte e cantate dagli studenti a dipinti, pitture. Fabio Ingrassi ha deliziato i presenti con una rappresentazione artistica con la sabbia, cosiddetta sand art, e poi ha avuto luogo lo svelamento di una scultura dedicata alla memoria di Falcone e Borsellino, che è stata donata da un artigiano locale al Tribunale di Marsala. Inoltre ad aprire le danze 50 bambini dell'Istituto Pascoli che hanno cantato la canzone sanremese Supereroi di Mr. Rain. È stata sicuramente una giornata soddisfacente, così come quella di ieri, molto emozionante. Siamo davvero contenti del risultato che abbiamo ottenuto e soprattutto della partecipazione degli studenti guidati dai loro docenti, organizzatori e dirigenti scolastici. Siamo di nuovo qui, 23 maggio del 2023. E però siamo ancora più numerosi. L'anno scorso hanno partecipato 19 classi, credo, quest'anno sono 28 scuole. Secondo me è un grandissimo obiettivo. Siamo riusciti con la direzione della sottosezione della NM di Marsala a realizzare quello che volevamo, portare un messaggio forte ai ragazzi, che i ragazzi poi ci rimandano con gli interessi, perché le opere che loro presenteranno daranno vita, daranno memoria e daranno anche gioia, e la gioia soprattutto di avere mandato un messaggio il più possibile chiaro, il più possibile leggibile, senza complicazioni, senza discorsi ristretti tra di noi magistrati, invece aperti a loro. E speriamo che questo linguaggio, questa comunicazione tra loro, tra i ragazzi e noi, quindi tra i ragazzi e la giustizia, continui nel tempo. Noi ce la mettiamo tutta. Essere qui dopo 31 anni da quel famoso 23 maggio del 1992 è fondamentale, soprattutto perché oggi qui i ragazzi dimostrano con i loro sorrisi e con la loro presenza che 31 anni non sono trascorsi invano, che lo Stato nelle sue articolazioni principali, magistratura, polizia, carabinieri, guardia di finanza, è intervenuta e ha consentito di raggiungere eccellenti risultati. Ora tocca a noi come cittadini e la società civile dare il contributo fondamentale per combattere e vincere anche la lotta a quella subcultura e a quella mentalità di indifferenza che permea e alimenta il nostro ambiente, che alimenta certamente quelle condotte e quei comportamenti mafiosi. Sono felice di essere ritornato qui al Tribunale di Marsala dopo l'inaugurazione della mostra Vite per la Legalità. Oggi sono qui in un'altra veste in realtà, perché sono più un performer e quindi cercherò tramite la sand art di raccontare una storia in una maniera diversa, utilizzando la sabbia, che mi dà la possibilità di poter cambiare appunto e mutare come se fosse il corso degli anni, no? Non voglio descrivere tanto, perché penso che l'arte sia molto soggettiva e astratta e ognuno di noi debba comunque prendere le emozioni che vuole. Ho pensato di riprendere la foto storica di Falcone e Borsellino insieme per riprodurla in una chiave moderna, realizzando il tutto con un acciaio lucido e a modo di puzzle, cioè quindi abbiamo scomposto tutti i pezzi per poi poterli unire e rendere l'installazione molto bella e innovativa. L'ho chiamata Riflesso perché nel momento che lucidavo i pezzi, tutti i singoli pezzi, non facevo altro che riflettermi in loro.